Angelone, capitano della Futsal Colli, anche quest'anno la squadra di Colia Voltuno sarà protagonista nel campionato di Serie C1 regionale di calcio a 5. Ti faccio una domanda che però riguarda la scorsa stagione, un campionato interrotto in maniera improvvisa, stavate lavorando, stavate andando bene anche in classifica, ecco qual è la voglia di ripartire e che cosa vi portate da questa lezione, tra virgolette, dell'anno passato? Allora va bene, innanzitutto la pandemia è stata un problema mondiale, quindi... È stato molto, eh, molto, molto brutto fermare tutte le attività come hai detto anche tu ovviamente eh, soprattutto nella nostra situazione dove stavamo andando molto bene quindi la puzza al colli veniva da una serie di partite positive abbiamo, abbiamo iniziato a trovare una giusta quadra di gioco purtroppo il tutto si è interrotto e, e siamo qui quest'anno pronti per ripartire ecco siete qui quest'anno preparazione atletica è iniziata Uh, nei prossimi giorni ci saranno le prime partite di Coppa Italia, stiamo aspettando e state aspettando uh, l'uscita del calendario. Uh, qual è l'approccio a questa nuova stagione? Soprattutto è arrivato anche il nuovo Mister qui a, a Volturno quindi se ce lo vuoi anche presentare. Certo, allora l'approccio a questa stagione è un approccio mh, importante, dico proprio importante, perché gli obiettivi del, di questa stagione... L'obiettivo primario, che poi è uno, è vincere. Quindi non, non ci possiamo più nascondere dietro, dietro un dito e partita dopo partita dobbiamo cercare di portare il risultato eh, dalla nostra parte. Il mister che eh, la società ha scelto quest'anno è un mister eh, di polso, un mister che l'anno scorso ha vinto la serie C1, e di Menafro, si chiama Gianluca Giannicelli e già da queste prime settimane di preparazione ha dimostrato molto la, una buonissima professionalità, una persona competente. E' una persona che fa la fuzza al colli. I 14 anni di fuzza al colli sono tanti, è un'avventura che tutti voi reputate bellissima e avete creato tra voi un legame straordinario. Ecco, è importante portare avanti questi valori nel corso degli anni. È importantissimo, 14 anni non è, non è una passeggiata così. 14 anni fatti comunque di sacrifici, eh, ovviamente la società in primis, perché io ringrazierò per tutta la mia vita. Eh, Guido Visco, faccio i nomi, Guido Visco, ehm, Vinicio Arcaro, Gianluca Modei e Francesco Ricci sono le persone che si sono dedicate a pieno in questa, in questa realtà locale. E il nostro obiettivo per quanto riguarda la continuità di questo progetto è di alzare l'asticella quest'anno come abbiamo detto, ma per far crescere il movimento del calcio al 5 nella valle del Volturno, con il Volturno come sede principale diciamo, quindi speriamo che questa, che questa squadra, questa realtà, questa società duri per molti, molti, molti anni. Ecco capitano, infine facciamo anche un appello ai tifosi eh, che vi seguano anche per questa stagione sportiva che inizierà ai giorni e magari promettiamoli un sogno. Allora, i tifosi già da um, qualche settimana che ovviamente hanno saputo del, uh, dell'inizio del, uh, di, di questa nuova avventura, delle attività, si sono fatti già sentire. L'entusiasmo è già alle stelle.